Ciao ragazzi, sono Kid Kazum, il personaggio ultra raro di Super Zinx Serie 4. E oggi siamo in un nuovo video di Super Zinx. Ehi ehi ehi, Kid Kazum, sono io che devo presentare il video, non tu, hai capito? Ok, va bene. Ciao ragazzi! Oggi siamo qui in un nuovo video dove vi faccio vedere queste quattro scatole Super Zinx Serie 4. Intanto il mio scorso video di Super Zinx Serie 4 vi è piaciuto tantissimo. Ve ne faccio vedere una clip. Nella Serie 4 di Super Zinx ci sono più di 80 nuovissimi supereroi e supercattivi, equipaggiati con incredibili mezzi volanti lanciadischi come questo qui. E visto che mi avete chiesto la parte 2, eccomi qua, in un nuovo unboxing. Allora, io direi subito di cominciare da questo qui. Questa è Kaboom Race, che è una gara tra due personaggi. Tutto quello che vedrete in questo video, ovviamente, lo trovate nei migliori negozi di giocattoli. E possono essere un consiglio per dei regali di Natale. Allora, oh, fighissimo, bello, fai così, fatto, un personaggio, un altro personaggio, è una ruota, e questo cos'è? Un semaforo! Ruota e semaforo. Ok. Uno e due. Oh, aspetta, c'è altro. Sono due barilozzi. E un cartello che delimita la strada. Facciamo così perché si blocca una vicenda. Ok. E qui. 3, 2, 1. Perfetto! Allora, guardate, funziona così. Spingete e poi schiacciate i pulsanti. Questo è il laboratorio segreto dei Super Zinx. Secret Lab Attack. Bello! Un'uscita segreta, qualcuno che ride e tiriamo fuori il nostro laboratorio. Qui c'è la porta con le scalette, quindi uno entra, va dentro. Come vedete qui si può vedere dove va. Entra e magari, non lo so, si mette a fare esperimenti con le pozioni. Poi gli serve andare al piano di sopra perché vuole spiare le persone che stanno fuori, quindi si mette nell'ascensore, sale su, poi entra da questa parte e si mette a guardare dall'oblò. Poi magari vuole spiare dal binocolo. Poi vuole salire sul tetto, quindi va qui, intanto si richiama giù l'ascensore, poi va qui e tada! Ok, ora magari se vuole uscire di emergenza, se vuole prendere un'uscita di emergenza senza scendere al piano di sotto perché magari ci sono degli impostori che sono entrati dentro questo laboratorio, da qui può andare di qua, può entrare qua dentro, si gira ed esce sul retro del laboratorio. Se arriva un impostore come Kid Kazum, lui è il buono, sono loro che sono i cattivi, lo vogliono sparare, hanno un cannone. Magari non lo prendono e quindi hanno un cannone secondario. Ma
magari non prendono neanche questo e Kid Kazum si impossessa del laboratorio e scappano dall'uscita sul retro. Apriamo la police station. Devo controllare che nelle strade di Kaboom City ci sia ordine. Oh, chi vedo laggiù? Ha la faccia da criminale. Andiamo a dare un'occhiata. Ehi tu! Dimmi, cosa c'è? Vieni con me in caserma per un controllo. Gnac, gnac, gnac. Ok, fammi controllare tra il registro dei cittadini della città. Va bene. Mi sa che mi ha scoperto. Ok. Ehi tu, là sopra! Criminale! No, non sono un criminale! Aprite la botola, aprite la botola! No! Ho sognato che c'era un pulsante qui dietro al letto che... Schiacciamo questo pulsante! Oh! Che ci faccio qui? Oh, ma c'è un'uscita! Sono libero! Ehi tu, laggiù, ti ho visto! Ragazzi, e qui abbiamo il pezzo forte, Monster Roller. Spara con il super cannone, insegui i cattivi e catturali con il Monster Roller. Riempi il Monster Roller di cattivi, caccia via i cattivi. Ehi, guarda! Oh, my Kid Kazum! Ragazzi, ho una missione per voi. Ci sono dei criminali nelle strade di Kaboom City. Dovete prenderli e catturarli. Ciao Kid Kazum, sono il tuo grandissimo fan! Che bello, Kid Kazum ci ha dato una missione! Si parte! Ehi, fermati tu! L'abbiamo catturato con il nostro Monster Roller! Guarda, ce n'è un altro! Accelera! Boing, boing... Boing. Boing. Abbiamo preso anche questo. Ehi, anche tu, fermati. Non mi avete preso. Non mi avete... Consegniamoli alla stazione di polizia. Via uno. Via due. Via tre. Adesso vi porto subito in cella. Venite con me. Veloci, sbrigatevi. Ragazzi, cosa dite? Vi sono piaciuti questi giochi della serie Super Jinx serie 4? Il mio preferito è questo qui, il Monster Roller che cattura i cattivi. È bellissimo perché i cattivi vengono presi, trascinati da questa trivella che c'è sotto, finiscono qui dentro e poi vengono sparati al di fuori tramite questa leva che fa partire questo rullo in avanti e quindi vengono sparati nella stazione di polizia. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mettete un mi piace se nulla, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao da Leonardo e la serie 4 dei Super Zinx. Ciao ragazzi.